Ciao ragazze, nuovo video haul, vi faccio vedere dei piccoli acquistini che ho fatto nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana. Ecco, sono pochissime cose, però ve le faccio vedere che così almeno, come al solito, posso archiviare il tutto dalla mia cucina. E il primo acquisto lo sto praticamente indossando ed è questa maglietta, questa maglia, diciamo, che ho indossato proprio stamattina andare al lavoro e che mi piace tantissimo, ve la faccio vedere. È una maglietta oversize, quindi molto molto larga, una taglia unica. L'ho presa nel negozio praticamente Extin per chi è della zona, a Boario, al centro commerciale Simplisma. E si chiama ora Department Fashion. Sto guardando DF, Department Fashion, sto guardando ora la busta e io trovo sempre delle cosine molto carine in saldo in questo negozio e tiene diverse marche. E questa maglia è di Gaia Mattei, se non sbaglio, adesso ve lo confermo perché ho tenuto apposta l'etichetta stamattina, ci ho pensato, ho detto stasera faccio il video, tengo sull'etichetta, cioè tengo l'etichetta nella borsina. Sì, è di Gaia Mattei. Mattei, non so, ed è praticamente una maglia appunto che era tra le cose in saldo, perché sapete che io corro sempre dietro ai saldi, praticamente anche quelli mid-season, cioè i saldi quelli infrastagionali, prima dei saldi, diciamo che sono tipo a metà e molti negozi negli ultimi anni li stanno facendo per venire incontro alla crisi. E appunto ho trovato questi due stand dove c'erano appunto dei saldi del fino al 50%. Per esempio questa maglia che io adoro per come è fatta perché è molto larga, è una taglia unica, quindi meno male può andare bene un pochino a tutte. Ha questa manichina così a tre quarti che a me piace tantissimo e poi è così larga e si stringe un po' in fondo sotto il gomito, però diciamo che è molto comoda, non stringe affatto. Giro collo con questi bellissimi colori autunnali che io adoro. Dietro è bordeaux, vedete, è tinta unita e ovviamente è molto leggera come maglia. Infatti io sotto ho messo un maglioncino nero e sotto sotto una canottiera abbastanza lunga, perché meno male in inverno diciamo che fa un po' freddo, quindi è meglio metterci sotto quello. Sicuramente verso la primavera, quando farà un po' più caldo, è bello anche metterla con sotto nulla, magari solo il reggiseno e diciamo forse una canottiera, ecco. Però un pochino più leggera, almeno l'ho indossata andare al lavoro e non ho avuto freddo con sotto il maglione. Mi piace tantissimo il gioco di colori e trovo che stia molto bene il bordeaux con il capello comunque biondo, come può star bene anche col capello castano. Tra l'altro l'ho indossata con i miei stivaletti color mattone bruciato. E stava molto bene, magari vi metto una foto all'intro per farvela vedere bene, è indossata perché qui in cucina non è che si capirà tantissimo. E questa praticamente è in sconto al 50%, da 16,90 € l'ho pagata 8,45 €. Poi sempre nello stesso negozio ho comprato una cosa che cercavo da tantissimo tempo, nel senso che l'ho sempre vista su Instagram così negli outfit che vado sempre a cercare, diciamo, sia sui siti che su Instagram e sui siti di moda. E ho sempre avuto questo interesse per, sapete che io adoro le gonne midi, quest'anno dovevo ancora acquistarne. L'anno scorso mi sono data un po' alla pazza gioia, ma non ne ho prese tantissime, in realtà tantissime, ne vorrei prendere molte di più. E mi è sempre piaciuta la gonna in simil camoscio, appunto midi marrone. E quando ero lì, cioè così per fare un giretto, perché ho visto che c'erano questi scontietti, fammi andare a curiosare, ho visto, mi sono imbattuta in questa gonna e non ho potuto resisterle. Cioè, questa gonna, sempre appunto in questo negozio, è di Betty Camilla, che sapete, Milano, che sapete che io acquisto appunto qui in questo negozio. E questa gonna praticamente veniva 20 euro. Ed era scontata a 10 euro, gonna da Inetto, ed è ovviamente un eco camoscio, ed è appunto una gonna midi, così marrone color camoscio, molto morbida, appunto fatta così, a vita alta, resta proprio a vita alta, e ha praticamente la zippettina così dietro nascosta. Questa gonna è bellissima da mettere con dei tronchetti, da mettere anche con delle décolleté un pochino bassine, diciamo quelle. Tipo col tacco basso, così un po' intrecciate. Io me la sono immaginata con gli stivaletti, con dentro una maglia, un maglioncino, e fa subito chic, fa subito veramente l'outfit, lo rende subito bellissimo. E me la sono immaginata sia col panna che con il nero, cioè si può sposare con tantissimi colori perché comunque è un colore che va con tutto.
E vanno tanto, tantissimo quest'anno appunto questi tessuti tipo Similka Mosho, anche appunto con le frange che richiamano, e mi piace veramente un sacco. Era da tanto che la volevo e insomma 10 euro credo che sia un ottimo compromesso. Poi, ultime cosine, ve l'ho detto che erano veramente poche, queste due principalmente che ci tenevo a farvele vedere e siccome già questa l'ho indossata, appunto ho fatto il video apposta, perché altrimenti rischiavo di metterle a lavare e di non riuscire più a farvele vedere, o comunque vabbè, magari poi mi dimenticavo. Poi sono stata, adesso sto cercando di aprire il tutto, sono stata da Lidl a prendere due o tre cosine, volevo prendere gli smoothie, che appunto vi segnalo questi smoothie, anzi ve li faccio vedere. Qua che sono qua, quello che mi è rimasto, perché io li prendo sempre col contagocce, ho paura che mi scadano, ma li sto bevendo praticamente al lavoro come colazione, visto che non ho mai tempo di fare colazione. Vi segnalo appunto questi smoothie che trovate da Lidl, che sono veramente buonissimi. Io ne ho provati due e sono sempre quelli che continuo a comprare. Quello che mi piace di più è quello con il mango, mela e l'altro frutto non mi ricordo, mango, mela e banana, credo, e quello sull'arancino, e poi c'è questo anche che è buonissimo, che è ananas, banana e cocco. La marca è Naturis e costa 99 centesimi e sono 250 ml di smoothie. Si sente tantissimo la frutta ed è buonissimo. Poi se vi piacciono anche le cose più rosse, diciamo, il frutto più, le bevande più sul rosso, c'è anche, mi sembra, mela lampone e, se non sbaglio, poi basta. E questi qua vengono 99 centesimi, li trovate nel banco frigo da Lidl e sono veramente buonissimi. Io li mangio così, ok? No! Dicevo, io li bevo appunto al lavoro e mi stanno piacendo tantissimo, quando li trovo li prendo. Sono andata per prendere questi e ho preso tre cosine che vi volevo far vedere. Nulla di vestiti. Perché non c'era nulla, purtroppo. Se no, maglioncini, magliettine, sapete che io vado sempre a cercarli. Comunque ho preso praticamente questo set di burro cacao, questo burro cacao, ne vendono tre insieme, mettiamola così. E questo lip balm, che praticamente io avevo già provato, all'inverno mi trovo benissimo con questo burro cacao, che è della Cien. C'ha il fattore di protezione 20 ed è il milk and honey, latte e miele. Sono dei buonissimi burro cacao, non so, veramente non so come si dice. E mi ci trovo molto bene. Tra l'altro costano una stupidata perché tre di questi, la confezione da tre, viene praticamente 1,49 euro, che è pochissimo. E durano veramente tantissimo. L'avevo provato l'anno scorso, poi non ho fatto in tempo a finire la confezione perché non lo so, l'ho persa, ma da qualche parte sarà finita, la troverò di sicuro. Comunque mi ci trovo molto bene, sono molto idratanti, hanno un profumo diciamo buonissimo e 1,53 euro. Ogni volta che li trovo li voglio prendere perché veramente poi dopo, adesso sto usando quello della Yves Rocher al cocco con cui mi trovo bene, però anche con questi non sono male, non sono a livello ovviamente delle cose super bio, però mi ci trovo bene per il prezzo, rapporto qualità-prezzo ottimo. Poi sono stata lì nel reparto cosmetici, diciamo, ho trovato un rossettino, 1,79 euro. Ho tanti di questi rossettini qua della Cien, come si chiama, mi ci trovo abbastanza bene. Sapete che non sono molto quella dei trucchi dei rossetti, però ogni tanto lo metto. Ho voluto prendere questo qui, Bordeaux, che mi piaceva veramente tantissimo, mi mancava un rossetto così scuro. E questo qui praticamente, se vi interessa, che andate da Lidl che lo trovate, perché penso che resti lì un po' di giorni lo stand dei trucchi vicino alle casse, è il numero 31 Bordeaux, ed è veramente questo bellissimo rossetto. Anche il packaging è simpatico, così nero. Poi vabbè, meno di 2 euro, cioè non è male. La texture non è male di questi rossetti perché sono abbastanza confortevoli, non seccano le labbra, e la durata, io lo metto solo ogni tanto la sera. Mi dura quelle 2 ore, non lo so, poi dopo io sono una che rossetto, cioè mi va dappertutto, cioè tipo esco di casa, comincio a parlare, non lo so, me lo ritrovo tra i denti, cioè sui denti, sono un disastro con queste cose. Però ecco, magari lo proverò in questi giorni, per vedere un attimino se è un buon rossetto. Poi sono andata nel reparto creme, volevo una crema per il viso, perché l'inverno ho voglia di mettere su creme per il viso, mi sento la pelle un pochino più secca, eccetera, eccetera. E le uso così così perché sono un po' pigra.
non è che la metto tutti i giorni la crema, però volevo una crema, mi sono fissata che volevo una crema anti-age, diciamo, anche se va bene, non è che ne abbia poi particolare bisogno, però meno male, 26 anni, bisogna cominciare un attimino a pensare anche alle rughe. Ho visto questa qui che continuavo a guardarla perché mi incuriosiva il packaging, sempre della Sien, crema antirughe con acido ialuronico, vitamina E, filtro solare UV per ogni tipo di pelle. Allora ho detto, vabbè, quanto costa? Questa è una stupidata, 250 euro, sì, 2,50 euro, ho detto proviamo a prenderlo. E gli ingredienti, non so se sono buoni perché è abbastanza, cioè tanto così di ingredienti. Comunque dice che è una crema antirughe intensiva che aiuta a contrastare la formazione delle piccole rughe d'espressione. Grazie alla speciale combinazione di filtri UV e vitamina E, protegge la pelle dal prematuro invecchiamento causato dai raggi solari. Volevo provarla. Ovviamente sul viso, e dicono che è anche un'ottima base per il trucco. E devo provarla. È la prima crema che prendo della Sien per il viso. Non avevo mai preso, ho preso creme per le mani, mi ci sono trovata bene. Per quello che le ho usate, perché ve lo ripeto, sono proprio pigra nell'usare le creme, cioè magari le metto su per una settimana, le metto, poi dopo smetto. Però vi saprò dire, mi incuriosiva il packaging. E niente, ragazze, questi erano tutti i miei piccoli acquisti che ho fatto. Commentatevi come al solito, spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso vado a fare le mie faccende domestiche e guardo anche un po' di IGF, Grande Fratello, che adesso sto guardando muto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!